Un buongiorno agli amici di Ante.it e un buongiorno a questi grandissimi ospiti che sono già stati da Massimo Narcisi per il Marcuzzo. Parliamo dei due rappresentanti dei disoccupati piceni, giustamente, perché dare anche questa doppia opportunità, perché ormai è un discorso che si ripercuote da tantissimo tempo. C'è questa crisi che non è che preoccupa solo questo territorio, ma un po' a livello nazionale. Giustamente lo hanno proprio fatto, penso, un'associazione, perché hanno anche un recapito, hanno fatto una locandina che facciamo vedere, dove ci sono delle illustrazioni importanti. E quindi stamattina con noi abbiamo Stefano Abruggia, buongiorno Stefano. Buongiorno. E abbiamo Luigi Pignoloni, buongiorno Luigi. Buongiorno, grazie di questa opportunità. Allora ecco, cominciamo da chi? Da Stefano? Da Luigi, allora, l'ideatore. Allora l'ideatore, allora innanzitutto vi chiedo da quanto tempo è che avete costituito questo... Diciamo prima di gennaio, quindi novembre-dicembre. Quindi è una cosa fresca? Una cosa fresca, sì. Quindi voi siete persone che sono rimaste senza lavoro, questo è sottinteso. Persone che sono rimaste senza lavoro, persone che hanno cercato di riqualificarsi, persone che hanno cercato di reinserirsi, persone che sono venute a contatto con altre persone che hanno situazioni, diciamo, più drammatiche delle nostre, perché io personalmente ho lavorato in una multinazionale e avevo a disposizione la mobilità. Certo. Mentre ci sono persone che non hanno questo tipo di ammortizzatore sociale. Esatto. Situazioni drammatiche, non vi nego, purtroppo. E quindi io e un'altra persona che oggi non c'è, saluto Enrico Capparucci, abbiamo pensato di creare questo gruppo di cittadini. Non siamo, è un gruppo di cittadini, abbiamo detto: ma noi paghiamo le tasse, sì, chiediamo all'amministrazione pubblica di risolvere questo problema, perché se andiamo in televisione si parla di tante cose, ma il problema, la malattia, disoccupazione, nessuno ne parla, no? Voi aprite il giornale, adesso si comincia a parlare. Allora noi che abbiamo fatto? Prima cosa abbiamo buttato giù le idee, abbiamo fatto una piattaforma con delle richieste specifiche e l'abbiamo inviata alla Commissione Lavoro della Regione Marche. Ovviamente la Commissione Lavoro della Regione Marche, diciamo, è l'ente politico. Ci hanno suggerito, prima di arrivare qui, sarebbe bene che voi andate sul territorio, sollecitate le amministrazioni, le forze politiche, certo, le forze civili, per vedere come rispondono e per soprattutto, diciamo noi, unire il territorio. Noi non vogliamo, non siamo né siamo apolitici, quindi non siamo né bianchi né rossi né bianchi. Non avete un colore, giustamente. Esatto. La disoccupazione unisce tutti. Esatto. Siamo tutti cittadini che pagano le tasse. Esatto. Tutte le amministrazioni hanno giurato, specialmente i sindaci, no? Ricordiamo il primo articolo dello Statuto Comunale, provvedere al benessere economico e sociale delle famiglie. Quindi noi diciamo: ma se qui io non lavoro, non posso pagare le tasse, come faccio per vivere? Esatto. È un problema che deve essere portato? Sì, allora chiediamo, abbiamo chiesto alle varie amministrazioni locali, vogliamo un consiglio comunale aperto che parli di questo problema, che insieme a noi trovi una soluzione per aiutare queste famiglie in difficoltà. Insomma, certo, non voglio vedere, noi abbiamo anche delle immagini, non le faccio vedere, ma di persone che hanno la mia età che vanno a rovistare nei cassonetti. Considerando che questo è un territorio bellissimo, adesso che non lavoriamo, che distribuiamo i volantini, abbiamo avuto l'occasione e anche la fortuna di vedere meglio i paesini, ci sono delle bellezze uniche. Certo. Unire il territorio con il mare, magari anche con un parco marino, no, se ne parla tanto. Il turismo, secondo me, deve essere una delle soluzioni per uscire fuori da questa crisi. Sentiamo, grazie, sentiamo anche Stefano. Ecco, giustamente per arrivare a questo è normale che tra famiglie e quant'altro si arriva un po', cioè che uno è esasperato al massimo. Avete avuto qualche, non diciamo promessa, bensì qualcuno che se ne può occupare più di altri, perché i politici sono quelli che promettono, spesso solo tante chiacchiere, che se questo messaggio vi do... Io parlo da giornalista ormai attempato, dopo 35 anni di televisione, che se questa cosa arriva in regione tramite qualche politico del territorio, io penso che possa avere qualche altra opportunità, ma non perché vi si garantisca qualcosa, bensì un'attenzione diversa. Ma noi siamo partiti, come giustamente ha detto Luigi, inizialmente dal territorio. Certo, la voglia di arrivare già direttamente alla testa del problema, magari di una parziale risoluzione del problema nostro, c'era quella di andare in regione, però poi dopo abbiamo visto che andando a picchiare sodo su quelle che erano le realtà a noi più vicine, tipo San Polo con Massimo, tipo San Benedetto del Tronto, Ascoli, certo, e via dicendo,
diciamo, abbiamo preferito partire direttamente da queste realtà che c'erano molto più vicine e congeniali, ovviamente portando le nostre proposte, le nostre iniziative. Chiaramente non siamo persone, perché siamo persone che hanno famiglia, che hanno voglia semplicemente di ripartire e di lavorare. Non siamo andati lì con i bastoni o con le catene, certo. Siamo andati lì a chiedere diciamo il rispetto della dignità dell'essere umano, insomma, di chi paga le tasse, esattamente. E quindi praticamente i nostri riscontri sono stati al momento, devo dire, anche abbastanza sorprendenti, perché in primis abbiamo incontrato il vice sindaco di Ascoli, poi successivamente abbiamo avuto l'incontro con il signor Piunti qui a San Benedetto del Tronto, e l'altra settimana proprio con il sindaco di Monsanpolo. Chiaramente non ci fermeremo qui, questo ci tengo a dirlo, perché chiaramente continuiamo in questa nostra lotta, tra virgolette, certo. Bonariamente parlando. E al contrario, invece, proprio andando in questo filone, domani noi abbiamo una riunione con tutti i sindaci della vallata, dell'ambito 21, sì, la vallata del Tronto, al comune di San Benedetto del Tronto, alle ore 4, in cui ovviamente andremo a spiegare, quindi a sindaci riuniti, praticamente quelle che sono le nostre richieste, che credo siano anche quelle di tante altre persone, certo, certo, che stanno nella nostra situazione. Torniamo con Luigi per chiudere. Ecco, vi chiedo, visto che vi siete costituiti fine anno lo scorso anno, quindi stiamo quasi sui 6 mesi, ecco, a tutt'oggi avete avuto qualche riscontro, qualcuno? Allora, diciamo che noi avevamo, diciamo, verso dicembre avevamo chiesto anche alla regione di intervenire, infatti la vicepresidente della regione aveva dato la disponibilità ad organizzare al Piceno Consit, Consorzio per lo Sviluppo, sì, Piceno, sì, sì, un convegno su dove parlare di questa disoccupazione e quali erano forse le opportunità per far rinascere il territorio. Io parlo ad esempio dell'area di crisi complessa industriali, sì, se ne parla dal 2008, sembra che questi giorni sta decollando, insomma, creare un'area già riconosciuta dal governo dove possono arrivare dei fondi per far ripartire, per avvicinare nuove industrie. È anche un'opportunità che chi ha perso il lavoro, certo, può, se ha delle idee, chiedere eventualmente finanziamenti e provare a rimettersi in gioco. Diciamo, questo è un passo, però contemporaneamente le famiglie, prima di ritrovare il lavoro, quindi passerà del tempo, ha necessità di qualcosa per vivere. Al riguardo abbiamo anche scritto al Presidente del Parlamento Europeo, che adesso è italiano, sì, il signor Antonio Tajani, ricollegandoci molto vicino a sto territorio. Esatto, ricollegandoci anche alla raccomandazione 14 e 15 del 19 gennaio di quest'anno del Parlamento Europeo, dove si sollecita tutti i paesi europei ad equiparare, diciamo, il lavoro pubblico dal lavoro privato. E quindi servirebbe per chi lavora nel pubblico o chi ha un'attività del privato, una specie di assicurazione pagata dalla regione, dallo Stato, dal datore di lavoro e anche dal lavoratore stesso, per coprire, diciamo, i periodi in cui non si lavora. Quindi un'assicurazione che garantisca un reddito per sopravvivere e soprattutto i contributi. Certo. Perché nel nostro gruppo ci sono anche delle persone, diciamo, esodate, tipo uno dei fondatori, Enrico, che ha 57 anni e 39 anni di contributi. È assurdo che lui non possa andare in pensione. Allora qui c'è anche il discorso della Fornero, mentre poi ci sono alcuni lavoratori, non faccio nome, ma alcuni consiglieri regionali che dopo 4 anni hanno un vitalizio, per, sì, carità, sì, è tutto legale, però quando un padre di famiglia, certo, che ha 39 anni di contributi, c'ha due figli bravi, non li può mandare più all'università, oppure drammatiche situazioni di separazione perché tu non c'hai nemmeno i soldi per pagare l'affitto. Esatto. No, io capisco benissimo, Luigi, anche perché mi sono trovato pure io lo stesso tra IMPS qualche anno fa. Purtroppo in Italia ancora abbiamo delle leggi che sono obsolete, che ripartono prima della, esatto, prima guerra mondiale. Si pensa tanto agli sviluppi, stiamo in Europa, però dopo, purtroppo, esatto, noi abbiamo tante persone che non sanno neanche dove andare a parare. Esatto, allora noi quello che diciamo, noi non siamo né bianchi né rossi, come le dico sempre, mettiamoci sedute, cittadini, politici, insieme troviamo una soluzione, perché insieme, solo insieme si può, certo, fare. Certo. E quindi da qui è partita l'idea di sollecitare l'amministrazione con questi consigli comunali, perché parlare di gioco d'azzardo, parlare di altre cose, non si parla mai delle famiglie in difficoltà, di come le famiglie devono sopravvivere. Secondo noi è il primo punto che deve essere discusso da domani in tutti i consigli comunali e soprattutto i regionali. Certo. E insieme trovare una soluzione. Certo, per esempio adesso c'è la
Purtroppo il terremoto è stato drammatico, ma potrebbe anche essere un'opportunità. Un'opportunità perché? Perché io sarei anche disponibile a fare il manovale, però certo. A chi devo dove posso esatto, andare? Esatto, 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 esatto. Ci sono delle opportunità, hai ragione. Devono ragione. Essere sfruttate, non possiamo aspettare. È vero, ci sono stati dei morti, delle varie situazioni drammatiche, però adesso andiamo avanti. Certo, certo. Potrebbe certo. Essere anche una rinascita. No, ci sono diverse cose dove si può intervenire, però ecco quello che dicevi tu Luigi, il fatto che rispetto al politico che dopo una legislatura vada in pensione, rispetto al normale cittadino aspetta 40 anni, esatto, ecco, quindi in questo caso persona che già sta in là con gli anni, non perché sia vecchio a 57 anni, però avendo 39 anni delle criticità è giusto che gli si tolga qualcosa ma possa andare in pensione. Esatto, oppure garantiamogli un lavoro socialmente utile. Certo, certo, certo. Lavoretti che ti accompagnano in pensione. In radio, praticamente, visto che ovviamente siamo passati attraverso una legge contributiva che è l'INPS, attecchire, andare a prendere direttamente da quei contributi che i nostri datori di lavoro ci hanno già versato, esatto. Altrimenti spiegatemi come dobbiamo fare, perché se non si può fare una legge per reddito di sopravvivenza, non si può dare un aiuto bello, chiaro e definito alla famiglia, certo, certo. Da qualche parte uno in qualche maniera deve andare a tirar fuori. Ok, io vi ringrazio di questa opportunità, sperando che noi di solito come sito, io un po' anche nello sport, vengo da 35 anni di televisione, ho avuto anche un trascorso ad Ascoli gli anni 2000, quindi ho sempre portato fortuna, quindi mi auguro che anche questa cosa vi possa dare una mano, anche perché, ripeto, domani già avere un confronto con i sindaci dell'ambito 21 c'è già un fatto significativo, c'è un passaparola molto più ampio. Tra l'altro vorrei ricordare... Prego, prendi il microfono. Tra l'altro vorrei ricordare che abbiamo chiesto anche all'amministrazione ascolana di fare lo stesso, siamo in attesa di una risposta del sindaco di Ascoli, sicuramente è impegnato. Ma Guido Castelli comunque è sempre molto disponibile, esatto, quindi sono sicuro sicuramente che a breve ci chiamerà, speriamo, perché quindi ecco, unite il territorio sia Rivierasco che quello, sì, che quello montano, esatto. Sperando poi diamoci un appuntamento, visto che ci tengo che diciamo possiate risolvere questi problemi, ci si tiene, sì, in contatto, sì, sì. Eventualmente il numero c'è, ecco, fra non un'altra molto, cosa che noi, prego, diciamo alle persone: aderite al gruppo, ma soprattutto siamo cittadini che pagano le tasse, quindi come diciamo partecipate all'assemblea di condominio per spiegare un po' com'è il consiglio comunale o regionale, c'è l'assemblea e c'è l'amministratore, è ovvio che se la gente partecipa l'amministratore cerca di risolvere oppure perlomeno cerca di dare una mano a risolvere i problemi, certo. Ma se i cittadini come molti anche noi diciamo la verità, quando le cose andavano bene diciamo abbiamo un po' desertato queste assemblee pubbliche, ora invece c'è la necessità di partecipare, dare il contributo, perché sento tante persone che si lamentano e sono rassegnate, invece no, bisogna partecipare e portare dire la propria e cercare appunto di collaborare, certo, certo, per certo. Uscire fuori dal gruppo. Un po' di negatività che chiaramente prevale, sì, sì, vabbè. Legittimo. Siamo noi italiani, va bene, io ringrazio Stefano Abruggia, Luigi Pignoloni, in bocca grazie al lupo per tutto e arrivederci, grazie a voi di nuovo, senza dare una data, quando ci saranno delle novità siamo a disposizione, arrivederci.